abbandonata e fatiscente. Così si presenta la palazzina di via Rigopiano, acquistata 7 anni fa dalla ASL di Pescara per circa 3 milioni di euro, oggetto di un esposto alla Corte dei Conti regionale presentato da Domenico Pettinari, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Per renderlo agibile servirebbero altri 4 milioni di euro, ma l'edificio resta inspiegabilmente inutilizzato e dimenticato, lasciando senza risposte tanti interrogativi, come denunciato al nostro microfono da Domenico Pettinari. Purtroppo siamo di nuovo qui davanti a questo scempio che io chiamo. Nel 2014 è stata acquistata questa palazzina, pagata 2 milioni 800 mila euro, il privato 2 anni prima l'aveva pagata 900 mila euro, la ASL acquista come destinazione uffici amministrativi e di staff. Io mi oppongo subito all'acquisto, con una cosa semplicissima, qualcosa che avrebbero detto tutti i cittadini di Pescara: abbiamo degli edifici di proprietà da ristrutturare. Io dicevo: ristrutturiamo prima gli uffici di proprietà e poi andiamo sul mercato ad acquistare qualcosa. Non mi hanno voluto ascoltare, la storia mi ha dato ragione. Dopo 7 anni questa palazzina è ancora qui a fare bella mostra di sé, in uno stato di grave fatiscenza ammalorata, 2 milioni 800 mila euro della sanità pubblica buttati dalla finestra. La vedete in che condizioni sta. E allora io sono stato costretto, dopo tantissime denunce pubbliche, richieste alla regione, ho parlato con l'assessorato regionale alla sanità, tutti quanti mi hanno preso in giro, sì faremo, faremo, fatto sta che a distanza di 7 anni è così, ho presentato un esposto alla procura regionale della Corte dei Conti finché si verificano se ci siano elementi degni di approfondimento giudiziario. Io ho fatto tutto il mio dovere fino alla fine, io più di questo naturalmente come consigliere opposizione non posso fare. Dal momento che si è acquistato si poteva utilizzare questo per fare tante cose, avremmo potuto mettere qua il centro vaccinale se era già ristrutturato dopo 7 anni, avremmo potuto sgravare l'ospedale, i reparti ospedalieri, i distretti sanitari, avremmo potuto fare una bella casa della salute. Invece nel mentre si taglia la sanità pubblica, si chiudono gli ospedali, si declassano i reparti, poi si spendono 2 milioni 800 mila euro per una struttura della sanità lasciata in abbandono. Questo è grave, è una delle più grandi vergogne che abbiamo nella sanità regionale. Mi auguro che qualcuno mi dia una risposta presto. C'è una tempistica per la risposta di solito? Quali tempi si prevedono in questo caso? Ma no, quella giudiziaria no, non c'è una tempistica, quindi la magistratura contabile, a seguito del deposito del mio esposto, si prenderà tutti i tempi che crede. Io voglio una risposta immediata dalla politica, dal presidente di regione, dall'assessore regionale alla sanità, dalla direzione della ASL di Pescara. Che cosa vogliamo farci con questa struttura dopo 7 anni? Lasciarla cadere? Perché tra poco molto probabilmente questa cadrà?